challenge. Nuova challenge. Questa challenge l'abbiamo già fatta nel 1013. Esatto, non se l'è cagata, nessuno. Quindi ho pensato di riproporla per i nuovi iscritti. In cosa consiste? Se non muore magari si allora, vede. Praticamente abbiamo preso il vocabolario online. Perché non abbiamo quello cartaceo. Esatto. E si vede. Sì, come parliamo, assolutamente sì. E praticamente io decido, clicco una lettera, prendo una definizione o una parola assolutamente difficilissima e lei deve cercare di capire qual è il significato di quella parola. Cioè, insomma, devo proprio descriverla e se si avvicina al significato del vocabolario, appunto, altrimenti sti cazzi. Esatto. Quindi una testa. Ok. Chi comincia? Dai, comincio io a te. Ok. Okay. Scegliene allora, una, questa sarà grande tagliata prima che ne trova una. Galliformi. Galliformi? Sì. Forma di ellisse comunemente trovata nelle foglie. Ordine di pesci marini con un corpo slanciato e pinne a raggi molli. Ma fa culo dei pesci, mettete i pesci. Forse siamo troppo illuminati, ma perché il sole vai e viene, non ci capiamo mai in cazzo. Quindi, insomma, com'è alla ripresa. Esatto. Obduzione. Obduzione è indurre una persona a obdurre. No, è indurre una persona. Sì, ci sei quasi. A non dire qualcosa. Bravo! Non è vero. Infatti, analisi di un cadavere prima dell'inumazione. E voi direte che cazzo è l'inumazione? Questa è un'altra storia. No, cioè, allora vedi. Stiamo anche insegnando un sacco di parole. È vero, va bene. Dato che le insegna a noi. Pronta? Sì. Inumazione. Sotterramento del cadavere. Non lo so. Aspetta, devo trovarlo prima nella lista. Lì non era illuminato. Che cazzo. Facciamo che te ne dico un'altra, ciao Poi fateci sapere se è giusta inumazione. Ora sono curiosa. Inuma. Idrobio. Acqua biologica. Idrobio. L'insieme degli organismi vegetali e animali viventi in un ambiente acquatico. Quello che ho detto io. quindi ebettismo, scommetto che la sai. Ebraizzare. Vedere il tutto sotto forma della religione ebraica. Più o meno, comportarsi da ebreo, seguire i costumi e i riti degli ebrei. Dai, ti do un punto. Questo ci sta. Questo è facile però. Sì, sì, ci si poteva arrivare, beh, chiaro, io non la faccio. Vabbè, però. Oddio, ho scelto proprio quelle super facili, aspetta, cambia. Kabila. Kabila? Sì. È una cabina cinese. No. Gruppo di persone accomunate dagli stessi interessi, generalmente illeciti. Scusate. Ah, quindi noi che andiamo alla merda siamo siamo cabili. Siamo cabili. Esatto. Cabini. Ah, per quello che hai sbagliato, perché capito male. Adesso cazzo la sapevo. Vacilostilo. No, scusa. Ho sbagliato. Poi si torna indietro. Guarda. Vacinostilo. Vacinostilo? La persona che fa il lavoro di testare e trovare i vaccini. Cosa faccio? Faccio il vacinostilo, baby. No. Beh. Strumento a forma di lancetta usato per la vaccinazione antivaiolosa. Questo mio conduttore saprebbe stare definizione. Cosa fino la lancetta vaccinostilo? Callima. Un strumento per togliere i calli dei piedi. No, grazie a farfalla della famiglia delle ninfaidi. Le ninfomani della famiglia delle sabellico. Questa non la saprei mai. Quando una persona sa di essere bello. Mica sabello, no? Che concerne i sabelli? Antica popolazione di stirpe indoeuropea abitante nell'Italia centrale. Cazzi, sabelli. Che cazzo. Babordo. E parte di una nave. Lato sinistro della nave, brava! Sì. Questa era facile, a babordo, insomma. Sembra uno che balbetta. Babordo! Facchinaggio, che non è parente di facchinetti, Una persona sfruttata, ha qualcosa a che fare con il facchino. Uno sfruttamento di qualcosa in quel senso. No, lavoro svolto dal facchino. Ma va fanculo! Facchinaggio, sembra... Facchineggi. Nacrite. Nacrite è una romana. Nacrite è una malattia dei capelli. No, silicato naturale di alluminio, appartenente al gruppo delle caolinite. Ah, cazzo, è vero! Ciao, ma siamo studiato in chimica. Certo. Ah, Bajur comunque si scrive così, Non l'ha staccato Bajur, perché lui pensava Bajur. Abbacone. Abbacone? Un fan degli Abba. Sono in direction degli Abbacone. Scusa. No, è un sognatore.
lavoratore che abbarca molto con la fantasia. Quindi noi siamo abbaccone. Cazzo vuol dire abbarca? Ti immagini? Cazzo, io sono un tipo che sono un po' abbaccone. Ma sei tutta in mia, cioè. Vabbè. Noi stiamo sbiascicando come non ci fosse un domani. Ma sì, vabbè, è una delle più. Delle cose migliori. Esatto. Hacienda. Cosa? Sei stato un vocabolario spagnolo. Hacienda. Perché lo dici con l'H? Nell'H? Eh sì. Hacienda è tipica casetta spagnola. Dal tetto turbato. No, però fattoria tipica dell'America meridionale. Perché mettono le parole spagnole nel vocabolario italiano? Cablotto. È sinonimo di, o comunque che ha a che fare con cablaggio. Perché dire cablaggio quando cablotto è più rebel? No? Piccolo cavo usato sulle imbarcazioni per affondare e salpare all'ancorotto. All'ancorotto. E quello vuol dire cablaggio, è vero! No. Questa parte qui da schiacciare. C'è scritto dove devo schiacciare. Certo, c'è regolare. Schiaccia qui. Ebro. Non è che non fallo. Ma cazzo, ma sono l'ho. Ebro. Ebro? Con due B? Sì. Malattia simile alla lebbra. Ma sei pazza? Che ubriaco. Che cazzo ne so? Minchia, c'ho solo ebro. Perché tu lo sapevi? Ebro, sì. Minchia, sono, non posso bere, sono astemio, sono divento ebro. Ebro è sinonimo di brillo, ubriaco. Non lo sapevo, va bene? Oh. Si fa ad avere a che fare con dei migliorati. Zaidita. Zaidita. Chi per sport porta gli zaini sulle dita. Che sport è? Sono quelli che vanno in giro così. Esatto. No? Membro di una setta musulmana sciita moderata, diffusa specialmente nello Yemen. No, vabbè, potevo arrivarci. Beh sì, passavo 3 secondi in più, c'hai. Quante ne facciamo ancora? Due a testa. Ok. Babba Gigi. Insulto alle persone che si chiamano Gigi. No. Pianta delle ciperacee. Cosa sono? Ok, sono pesche, capito? Però devono farli splendidi. Yatagan. È una frase detta dai cinesi quando fanno le arti marziali. Yatagan. L'imprecazione durante l'attività, esatto, marziale. No. Corta sciabola, lama ricurva con manico senza guardia, usata specialmente in passato dai turchi e da altri popoli musulmani. Che è quello che vedi? Esatto. L'ultima. Ok. Per te e poi dopo l'ultima, okay, per me. Neanche lei. Estrificastare. Castrare con enorme disprezzo. No. L'hai inventata. No. Davvero? È forte da allora, Cristina. Cosa scemo? Jaguaro. Giaguaro con problemi di dislessia. No, giaguaro. Quindi sì, punto. Punto! Abbiamo fatto punto. Sì, uno io, uno te. No, prima ho fatto punto io. Quando? Da bordo. È vero, allora due e due e uno. Bene, passiamo alla tua ultima. Mm-hmm. E bere. Marche strane tipo e merda. Ho avuto una voglia con l'etichetta è merda, però ricordiamolo. Comunque no, vuol dire essere debole di mente. Ah, bene. Bene, quindi ho vinciuto io. Esatto. Questo è tutto. E ciao alla fine. E dal prossimo ormai quelle pretese le facciamo proprio più della serie. Perché tu dovrei pagare la vita. Ciao, anche dal prossimo di Dani. Ciao.